Questo è il mio paese e io gli sono affezionato. Poche case modeste e gente semplice che mi è cara nelle sue gioie e nei suoi dolori. Oggi è giorno di festa per il paese. Si festeggia un fatto straordinario che alcuni forse non ricordano più, ma che molti portano ancora impresso nel cuore. Salgono tutti al monte, solo io dal convento scendo al paese. Buongiorno padre, dove te ne andate così di buon'ora? Buongiorno padre! Salute padre! Andiamo sul convento a trovarvi! E io vado giù in paese! Beneditelo padre! Ha solo 15 giorni! Qui, padre. Buongiorno. Come sta la piccola? Lo stesso. C'è il padre. Siete venuto anche oggi che c'è festa al convento? Il mio posto è qui. La posso vedere? Accomodatevi, padre, accomodatevi. Oggi stai molto meglio, lo sai? Sono andati via tutti. Sì, perché è la festa. Vediamo. Lo sai tu di chi è la festa? Sì, è la festa di Marcellino. Non andare via, Nicola. E la sai la storia di Marcellino? La sai tu? L'ho dimenticata, padre. Ho altro per la testa. Beh, oggi sono venuto per raccontarvela. E credete che sia il momento questo? Oggi proprio? Forse sì. È una favola? Sì, una favola per i bambini e anche per i grandi. Devi conoscerla, Nicola. Tu sei di qui. Tuo padre deve avertela raccontata. Credo di sì, ma non la ricordo. Allora ascolta. Devi sapere che questa terra, questo paese in cui sei nata, questa casa dove abiti, una volta erano occupati dai soldati francesi e proprio in cima al colle, dove ora c'è il convento, c'era un castello. Là si ritirarono gli ultimi francesi quando furono ricacciati, erano vinti ormai, ma sparsero la strage sul loro cammino, distruggendo case raccolte per vendicarsi degli spagnoli che non li volevano a casa loro.
Poi la guerra finì, ma com'era ridotta la nostra povera terra. L'importante era di essere di nuovo liberi. Col tempo i raccolti tornarono a maturare, gli alberi bruciacchiati misero nuovi germogli, le case distrutte furono riedificate e tutto tornò a vivere. Solo il castello in cima al colle rimase abbandonato, sperduto in mezzo alla campagna. Com'erano solitari quei ruderi mentre tutto intorno era tornato a nuova vita. Chissà come il castello divenne di proprietà del comune. Alcuni anni dopo, tre frati francescani si recarono dal sindaco del paese per rivolgergli una preghiera. Per ora siamo solo in tre, ma se voi ci permetterete di costruire un convento lassù, diventeremo molti di più, sempre che crediate che la nostra opera possa essere di utilità qui in paese. E come sperate di riuscire? Con l'aiuto di Dio e col nostro lavoro. Sì, costruite il convento. Sono convinto che ci sarete molto utili. Ma bisognerà riunire il consiglio. Qui decido io. Fra quelle rovine perdetti mio padre e combattei 9 ore per cacciare i francesi. Il consigliere anziano fa il maniscalco. Sa trattare solo con i cavalli. Vi farò accompagnare a casa mia. Là vi daranno gli attrezzi che vi potranno servire e qualcosa da mangiare. E fra qualche giorno verrò su a vedere cosa avete combinato. Che Dio vi benedica. Finalmente la Spagna è tornata agli spagnoli. Siano i benvenuti quelli che vengono ad aiutarci a essere migliori. Su, va. Cosa c'è da ridere? Insomma, si può sapere che cosa volete? Aiutarvi. Cosa dici? Niente, niente. Forza! Lavoro è stato duro, ma con l'aiuto del Signore. L'aiuto del Signore. Con l'aiuto del Signore. Passarono gli anni. I frati erano cresciuti di numero ormai. Erano 12. E lavorarono tanto e misero tanto amore nella loro fatica che il convento finì con l'apparire non solo molto solido, ma anche molto bello. Una mattina come tante altre mattine, il padre portinaio fece una scoperta sorprendente. Un maschietto. È un maschietto. Ho trovato un bambino davanti alla porta. Fratelli, venite. Ho trovato un bambino. Era davanti alla porta.
L'ho trovato per terra. L'ho preso e si è messo a piangere. Che è successo? Oh, benedetto nostro Signore. Chi ce l'avrà lasciato? Hai detto che si è messo a piangere quando l'hai preso in braccio. Perché? Non lo so. Cosa ne facciamo di questa creatura? È molto graziosa. Non cominciare a toccarlo. Avrà fame? Che gli possiamo dare? Ora porta dell'acqua. Potremmo tenerlo con noi, padre. Ecco l'acqua. Oh. Guarda, guarda come ciuccia. Fratelli, fratelli, non dobbiamo affezionarci a questa creatura. Ricordiamoci che qui noi non possiamo far nulla per lui. Una cosa si può farla, col permesso del reverendo padre. Potremmo se non altro battezzarlo, non vi pare? Andiamo. E che nome gli mettiamo, padre? Secondo me dovremmo dargli il nome del santo di oggi. Giusto. È San Marcellino. Chi sarà il padrino? Frate Francesco? Marcellino, ego te battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Avete visto che forse l'acqua era troppo fredda. Ascoltate, fratelli. Il sole è già alto e noi siamo molto in ritardo. Credo sarà bene che quelli che si recheranno per la cerca nei paesi quintorno tentino discretamente di informarsi. Primo, se un bambino fosse scomparso da qualche casa. E se è così, troverete il villaggio in agitazione. Oppure, se questo è il gesto di una madre disgraziata, dobbiamo convincerla con ogni mezzo a riprendersi il bimbo. Al ritorno mi direte. Dove sono i cucchiai? Devono essere in cucina. Sono qui i cucchiai? Saranno i refettori. Da qualche parte dovranno essere questi cucchiai. Ma dove si è nascosto fra Tommaso? Dorme. Ha passato la notte. Bene. Ci arrangeremo da noi. Cosa manca? I cucchiai. Eccoli qui, i cucchiai. Non l'ho fatto apposta, padre. Non fa che piangere. È malato. Perché poi deve essere malato? Perché piange. Quando un bambino piange, qualcosa gli duole. Quando qualcosa gli duole, è malato. Quando è malato, piange. Sta piangendo, ergo, è malato. Fratello! Buonasera, fratello. Oggi mia moglie mi ha detto, se passi dal convento, porta questo ai frati per il bambino. Grazie, grazie. Grazie a nome suo. Dio ve ne renda merito e vi benedica. Buonasera, fratello. Buonasera.
Non stringetelo troppo. Sono stato via a trovarlo. Oh, finalmente sorride. Sì, sì, sorride. Ma se mi fermo un momento, addio. Io credo che finché cercheremo di indagare con discrezione come voi ci avete consigliato, non riusciremo mai a scoprire niente. La sola cosa che posso dirvi è che non manca nessun bambino nei paesi in cui sono stato. Notizie? Sì, padre. Lasciateci soli, fratelli. Intanto il bambino è ancora qui. Non ce l'ha ancora levato nessuno. Fratelli, i genitori di Marcellino non si trovano. Saranno probabilmente in cielo. Sono contento. Come? Che siano in cielo. Sono ormai 2 mesi che questa creatura vive con noi. Fratelli, la missione che ci siamo proposta non è quella di allevar bambini. 12 frati attorno a un bambino. I nostri doveri sono tanti. Non li trascureremo, padre. Lavoreremo. Io penso che per il suo bene non dovrebbe restare qui. E ci vuole una madre. Bisognerà trovargli una famiglia. Una buona famiglia, onesta, cristiana, lavoratrice. Una famiglia dove soprattutto ci siano altri bimbi. Dio vi accompagni. Non vengo a chiedere oggi, anzi vengo a dare. Non capisco, padre. Tu saprai che da 2 mesi teniamo un bambino con noi su al convento. Abbiamo cercato i genitori, ma sono morti. Tu, Rocco, sei un uomo onesto. Tua moglie è una buona cristiana. E i tuoi figli sono bravi ragazzi. Mi dispiace, padre. Non posso. Con voi il nostro bambino avrebbe una famiglia. E il Signore ti aiuterà se farai quest'opera di bene. Il pane è poco e le bocche sono molte. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Favorite con noi, fratello. No, grazie, devo solo farvi una domanda. Dite, fratello. Vi piacerebbe avere un figlio? No, no, voi altri non dovete fare niente. Il bambino c'è già. Sì, è il piccino che teniamo su al convento. Un piagnone, strilla giorno e notte. Non riusciamo a chiudere occhio da che è arrivato. E come mangia, ogni tanto ci tocca digiunare. Ma il peggio è che strilla sempre, senza posa. Deve essere malato, ma forse mi sbaglio. Il Signore ti aiuterà se lo prendi. Non ho bisogno del suo aiuto. Non bestemmiare. Non cominciamo con le prediche, fratello. Portatemi il bambino e basta. Bestia! Dove mangiamo noi ce n'è abbastanza per un altro marmocchio. Siete diventato muto, fratello. Che vi prende? Perché non parlate? Non lo darò a te. Ehi, frate del diavolo! Che cosa vi prende? Non sono un frate del diavolo, sono un frate di Dio. E tu sei un uomo cattivo. Non ti do il bambino. E voi, fratello? Io, ecco, sono salito sulla montagna e ho parlato con un pastore. Io mi sono avvicinato e gliel'ho chiesto. Lui ha detto di no. Ha detto che non poteva. Ma non si tratta per caso di quel pastore che vive solo e ha quasi 80 anni? Sì, sì, è proprio lui. Già. Non abbiamo avuto molta fortuna, quel che vedo. Ma da questo momento un altro frate si occuperà di trovare una casa per Marcellino. Io.
Fugimus tibi gratia sonnipotens et Deus pro universis beneficis tuis qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Quando vi vedo mi sento sempre meglio e più allegro. Don Emilio, state lavorando? Sì, capitate al momento giusto. Sedetevi. Stavo compilando un documento che interessa proprio voi, padre. Prima di andarmene, voglio sistemare una faccenda. Ho stabilito che questo comune vi faccia dono perpetuo del terreno e del fabbricato che abitate. Caro Don Emilio, così voi ci costringereste ad abbandonare la casa. Noi frati non possiamo avere nulla di nostro e viviamo solo di carità. È molto severo il vostro ordine. Ad ogni modo noi vi siamo grati lo stesso e non vi dimentichiamo mai nelle nostre preghiere. Ne ho bisogno, padre. Dunque, come mai da queste parti? Rosa! Dite, padre, dite. Si tratta di Marcellino. Vorremmo dargli una famiglia. Che peccato. Ormai è troppo tardi. Io ne ho per poco. Ma lasciatemi pensare. Rosa! Senti, Rosa, quanti figli ha Vargas e il mugnaio? 6, signore. Buongiorno, padre. Volete qualcosa? No, no, niente, niente. Grazie. Buongiorno. Domandateglielo voi, fratello. Io? Reverendo padre, avete trovato? Certo. Una famiglia buonissima, con 6 figli sani e belli. Però il posto dove abitano lascia desiderare. Difficoltà idrografiche. Marcellino rimarrà al convento. Ogni frate li farà da padre e da madre. Non cercheremo oltre né lo affideremo ad alcuno. A meno che il padre provinciale non disponga altrimenti. E diventerà frate anche lui. Gli insegnerò musica. E io a coltivare l'orto. E io a leggere. E io a cucinare. Fratelli, fratelli. E a pregare chi? Glielo insegnerò io. Permettete, padre. Dormivate? No, no, ho sentito tutto. Anch'io me ne sono rallegrato, fratello. Ho bisogno di voi. Mi vorrei confessare. Fratelli, fratelli, presto! Che c'è? Che succede? Don Emilio sta morendo. Ha chiesto di voi. Vengo io. Vado prima ad avvisare il padre superiore. Va bene. Chi muore? E chi nasce. Di chi muore sappiamo che è stato un uomo giusto, ma di chi nasce, che possiamo sapere? Sono contento che il nuovo sindaco sia un uomo giusto. Sicuro, potete star tranquilli. Saprò compiere tutti i miei doveri, ma anche far rispettare tutti i diritti del sindaco. Bravissimo. Bene. Alfonso, porta il vino che festeggiamo la nomina. Bravo, buona idea. Preparami il vestito nuovo. Voglio fare una visita. Voglio che mi spieghiate perché uno dei vostri frati mi ha offeso. E voglio il bambino. Perché? Perché ho detto che potevo allevarlo e mantenerlo in casa e voi me lo avete negato. Non ho da invidiare niente a nessuno e non sono abituato a subire rifiuti. Per giunta, adesso sono sindaco.
Mi piacerebbe vedere... Mi piacerebbe vedere che cosa? Se avete il coraggio di negarmelo un'altra volta. È così. Allora vi rifiutate ancora? Sì. Perché? Sono un ladro io, sono un assassino, forse un malvagio? Niente di tutto questo. Ma sei iracondo e orgoglioso. Voglio il bambino. Menti. Vuoi solo soddisfare il tuo orgoglio. Non ami il bimbo e non lo alleveresti bene. Non ti importa di lui. Vuoi avere ragione e mantenere il puntiglio. Non ti do il bambino. Va bene. Tenetevelo pure il vostro marmocchio. Ma qui... qui no! Siete avvisati. Il bambino potete anche tenervelo. Però né voi né lui resterete qui. Parola di sindaco. Firmate. Don Emilio diede il permesso ai frati senza il consenso del consiglio. Io non lo tollero. Firmate. Don Emilio senza firma né permessi ha fatto un'opera buona. Tu per fare una cattivazione ci chiedi di firmare. Io non firmo. Non ne parliamo più. Può mutare d'aspetto in 5 anni un albero secolare? Può mutare in quel breve periodo un muro di pietra? Poco o niente, vero? Ma come è cambiato un bimbo di pochi mesi quando lo rivediamo dopo 5 anni? Marcellino era diventato robusto e vivace. Aveva dato un nomignolo a ciascuno dei frati e ormai anch'essi non si chiamavano più tra di loro fra Tommaso, fra Giuseppe, frate Francesco, ma come li chiamava Marcellino? Fra Malato, frate Porta, fra Pappina, fra Dindon, a seconda di quello che ciascuno faceva in convento. Era la gioia e il tormento di tutta la comunità. Era buono come il pane, ma ogni tanto ne combinava una delle sue. Le sue scorribande in cucina, in refettorio, nell'orto e persino in cappella tenevano in agitazione i frati, i quali naturalmente si tenevano nascoste l'un l'altro le sue marachelle. Come viveva Marcellino? Che faceva fra quei 12 frati? Beh, ora ti descriverò un giorno qualunque della sua vita. È come una filastrocca. Sogna, sogna Marcellino, già comincia ad albeggiar. Marcellino, Marcellino, già ti devi risvegliar. Perdere gli 12 frati che ti guardano dal mare. Marcellino, Marcellino, ci si lava col sapore. Mangia, mangia tanto come fra Pappina, mangia la frittata e mangia tanto pan. Come canta la campana se la suoni tu contro Dindon. Dindon, 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 Dindon. Due, due fa quattro, quattro e quattro otto, otto e otto 20. Mi fai disperar. Prega, prega Marcellino, un buon bimbo deve orar. Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sei nei cieli, santificato, santificato. Con il sol va nanna il bimbo, con il sol si desterà.
San Francesco su dal cielo i suoi sogni veglierà. Dormi, dormi, Marcellino, che Gesù con te sarà. Avete bisogno di aiuto? Ah, no, grazie, fratello. È talmente vecchio questo carro. Sì, ma adesso la ripariamo. Ciao. Abiti qui? Da quando ero piccolo. Ci sono venuto care una settimana. Ho bussato alla porta e... E cosa? E poi sono rimasto con Fra Papino e con tutti gli altri. Non hai il papà? Sì, ne ho 12. 12? E la mamma? Di mamma non ne ho nessuna. Oh. Tu sei una mamma? Sì, ho 2 bambini. Il maggiore è come te. Manuel? Manuel? Manuel! Marcellino! Sono qui! Quella è Fra Papina, sai. Addio. Sei bella tu. Manuel! Non senti che ti chiama Fra Malato? Dove eri? Avanti, siediti. Oggi impareremo una lettera molto facile, la più facile di tutte. Vedrai che ti piacerà scriverla. Si chiama O ed è rotonda come la ruota di un carro. Guarda. Sai che ho visto una mamma? Dove? Là fuori. Ti è piaciuta? Molto. Chi è? Manuel. E chi è Manuel? Un figlio. Come? È come me, me lo ha detto lei. Non lo hai visto? No. Perché la luna è grassa e poi è magra? Perché... Ecco perché. La luna è sempre la stessa, Marcellino. Quella che cambia è la parte che... Ecco, guarda. Che il sole illumina sempre... Sei ancora troppo piccolo e non potresti capirlo. Ma è come ti dico io. Quella che vedi è la parte su cui batte il sole. Mm? Ce l'abbiamo tutti una mamma? Certamente. Tu, io. Pure il padre superiore? Sì, pure il padre superiore. Tutti, Marcellino, tutti. E dove sta la mia? Sta su in cielo. Ed era bella? Sicuro, era bellissima. Manuel! Manuel! Manuel!
Ciccioti. Questo è il mio tesoro, guarda. Questa me l'ha data fra malato, c'era una medicina. Ecco una zampa di gallina. Me l'ha data fra pappina. Guarda che bello questo corno. E questo me l'ha regalata la guardia. È quello che vale di più. E vedi questo? È un vetro azzurro. Ma se ci guardi il sole, lo vedi tutto rosso. Ho anche tanti ossi di tutte le misure. Giochiamo insieme? Con chi parla, Marcellino? Con Manuela. E chi è Manuela? Oh, vorrei saperlo anch'io. Vieni, vieni. Adesso facciamo una cosa. Costruiremo un muro alto, alto. Con chi stai parlando, Marcellino? Con Manuel. Ah, con Manuel. È un tuo amico? Sì. E parla anche lui con te? È naturale. E gioca anche a palla, Manuel? Certo, però non è bravo come me. Sei stato molto cattivo e sono tutti arrabbiati con te. Anch'io lo sono e lo sarò ancora di più se non obbedisci a quello che ti dico. Per quella scala non devi salire, non ci devi salire mai. Mai. Hai capito? Mai. Marcellino! Quante volte ti devo dire che lassù non ci devi salire? Lassù c'è un uomo grande che se ti vede ti prende e ti porta via per sempre. Vai a giocare da un'altra parte. Non bisogna mai far paura ai bambini, fratello. Bisognerà pure che abbia paura di qualche cosa. Devi fare molto dure, se no non si possono tirare. Attento! Avanti, prepara le armi, Manuel. Il nemico si avvicina. Mira, tira bene. Fuoco! L'hai colpito, bravo, Manuel. Il nemico scappa. Evviva, evviva, il nemico scappa! E Marcellino? Starà fuori? Perché sta fuori quando dovrebbe star dentro? Cosa volete che gli succeda? Non si può dire. E poi se gli abbiamo detto di star dentro, non deve scappare fuori, stia dentro. Non potrà star sempre con noi. Dovrebbe star dentro e non fuori, perché fuori possono accadergli brutte cose e qui dentro invece no. Cosa credete? Che Marcellino sia fatto di pietra? È un bambino come tutti gli altri. Deve correre, deve giocare. E se accade una disgrazia? Ma che disgrazia, andiamo. Ha quasi 6 anni, deve imparare a conoscere il mondo. Perché non lo portate al paese con voi un giorno? Fra una settimana comincia la fiera di Aldai Maiore. È una cosa che si può fare. Per me si stanca troppo.
Sì, sì. Si stanca troppo. Marcellino, dammi un po' d'acqua, figliuolo. Ti senti male, fra malato? Un po'. Se io ti do un bacio dove ti fa male, forse ti passa. Certo, Marcellino, sicuro. Avanti, dammelo. Hai visto? Non mi fa più male. Davvero? Certo. Ora va, va a giocare. Ciao. Brutto discolaccio! Esci subito di lì! È questa l'educazione che ti danno al convento, demonio? Aspetta che ora t'aggiusto io. Come mi ha conciato quel piccolo delinquente? Abbiate pazienza, signor sindaco, sono bambinate. Bambinate? La colpa è vostra che avete allevato quel ragazzo come un selvaggio. È questo che gli avete insegnato? Valeva la pena che avesse tanti frati attorno, quel diavolo. Cercate di calmarvi e non gridate. Non siamo sordi. Sì, sarà meglio che mi calmi. Con voi che non siete neanche uomini è meglio non parlare. Quella tonaca vi protegge. Dov'è il padre superiore? Chiamatelo, che venga a vedere come quel vostro brigante ha trattato il sindaco di questo paese. Invece di starsene dentro. Alla febbre.
Dategli acqua fresca e che stia tranquillo. Dovrebbe dormire. Quella scala non devi salire. C'è un uomo grande. Per quella scala non devi salire mai. Lassù c'è un uomo grande che se ti vede ti prende e ti porta via per sempre. Ti porta via per sempre. Che hai, Marcellino? Dormi, figliolo. Dormi. Alla febbre alta? Sta sudando. Se rimanete un momento io vado a prendere dell'acqua fresca. Andate, andate, fratello. Tutte le mamme vanno in cielo? Certo, tutte. Tutte le mamme vanno in cielo. Allora è vero quello che mi ha detto Fra Pappina. Sicuro? Cosa ti ha detto? Che hai una mamma anche tu. Sì, ma la mia è già andata in cielo. E come si va in cielo? Essendo molto buoni. E io? Sono buono? Certo, tu sei molto buono. Allora ci posso andare? Ci andrai quando così vorrà il Signore. Sta molto meglio. Fra Pappina. Figliolo. Come si fa ad andare in cielo? Che cosa dici? Oh Dio mio, stai calmo, calmo, poverino. Dormi, figlio mio, dormi. Thank you.
Benedetti Frati. Giovanotto, non t'avevamo mai visto qui. Sono Marcellino. È la prima volta che viene con me. Addio, Metto, ciao. Guarda lì. È Marcellino. Ehi, padre, siete venuto a vendere Marcellino? Senti, Marcellino, io devo entrare qui un momento. C'è un malato che si vuole confessare. Tu aspettami qui e non ti muovere. Ritorno subito. Come ti chiami? Marcellino. E che fai lì? Niente. Aiutami. Curioso di vedere chi di voi mi negherà ancora la sua firma come allora. Dimenticate il danno che ha fatto al nostro paese, alla nostra fiera che era famosa in tutta la regione. Dappertutto si dirà che qui da noi non si può stare tranquilli. E se i frati pagassero i danni? Ah, i danni li pago io se è necessario. Dove prenderebbero i quattrini quegli accattoni? L'importante è il resto. Il furto, lo scandalo, i feriti. Dobbiamo pensarci, Pasquale. Pensateci. Ci rivedremo qui oggi alle 5 precise. Stefano. Senti, è probabile che oggi abbia bisogno dei 400 scudi che tu mi devi. Ma ora... Vorresti dire che ora non puoi ridarmeli? Ma quando si tratta di andare contro di me, questo lo puoi fare. Hanno firmato, dato ai frati un mese perché se ne vadano. Che hai? Come al solito tu non sei d'accordo, lo so. Quello che faccio non ti piace mai. Ma il pane che mangi a UFO sì, eh?
Gli ordini sono ordini, padre, ma questo è un incarico che, credetemi, non avrei voluto eseguire io. Non preoccuparti, quando sarà il giorno stabilito, nessuno dovrà venire a scacciare i frati dal convento. Ce ne andremo da soli, ma soltanto quel giorno, prima no. Se potessimo esservi utili... Nessuno ci può aiutare se non colui che può cambiare il cuore degli uomini, anche di quelli più malvagi. Per il ragazzo non preoccupatevi, ho parlato con mia moglie, lo prendiamo con noi. Vi prometto che diventerà una guardia e vi farà onore. Va con Dio, abbiamo ancora tempo, tutto si aggiusterà. No. Vediamo che si muove, scappiamo di corsa. Prendiamo un bastone. Avvertimi se viene qualcuno. Si muove. Devi aver fame. Aspetta.
Aspetta, ora torno. Ma perché ci affanniamo tanto? I frutti non li potremo raccogliere. Noi no, ma qualcuno li raccoglierà. Solo il Signore può interrompere il nostro lavoro. Noi non possiamo. Marcellino! Marcellino! Ci ho portato pane e vino. Non so se ti piacerà, ma i frati dicono che fa bene. Sì.
se tu scendessi giù, potresti venire a mangiarlo qui. Faccio paura? No. Sai allora chi sono? Sì, sei Dio. Sei un bambino buono e io ti benedico. I frati dicono che sono cattivo. Emanuele che dice? Come? Tu lo conosci? È contento? Sì. Parliamo di te. Da oggi in poi tu ti chiamerai Marcellino, pane e vino. Marcellino, pane e vino? Mi piace. Ti faceva? Nel nostro induca sententazione. Oremus, benedice Domine nos, et ecce tua dona, quid tua argitate sumus sumturi, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fioretti del glorioso San Francesco d'Assisi e dei suoi frati. Capitolo settimo. Insegna Santo Francesco della pazienza dov'è perfetta letizia. Venendo una volta Santo Francesco. Venendo una volta Santo Francesco da Perugia, Santa Maria degli Angeli, con frate Leone a tempo d'inverno, e il freddo grandissimo fortemente li cruciava, chiamò frate Leone che andava un poco innanzi e disse: Frate Leone, avvegna Dio che i frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e buona edificazione. Non di meno scrivi e nota che non è ivi perfetta letizia. E andando più oltre, Santo Francesco il chiamò la seconda volta dicendo: O frate Leone, benché il frate minore illumini ciechi, distenda gli attratti, cacci i demoni, renda l'udire a sordi, l'andare a zoppi e il parlare ai mutoli, e che maggior cosa risusciti il morto di 4D, scrivi che non è in ciò perfetta letizia. Io mi chiamo Marcellino, pane e vino. Zitto, sta buono Marcellino. E andando poco oltre, Santo Francesco alzò la voce e gridò forte: O frate Leone, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze e tutte le scritture, sì che sapesse profetare, Manuel.
Sono venuto a vedere se avevi paura. E tu, Marcellino, hai paura? Io sì. Vieni vicino a me. Adesso sentirai il tuono. Adesso non mi importa. Marcellino, che fai con quella coperta? Ho freddo. Ma non ne hai già una come gli altri? Sì, ma io più freddo. Vi ho portato il brodo, bevitelo caldo. Ah, sì. Grazie, deve essere buono. Marcellino! 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 Dove hai messo la coperta? Su, avanti, dimmi subito cosa ne hai fatto. Non lo so. Senti, Marcellino, Fra Pappina ti vuol bene, ma bada che se un giorno si arrabbia ci sarà poco da scherzare. Noi siamo buoni amici e tu non mi devi dire bugie. E stanotte la coperta deve essere sul tuo letto, altrimenti racconto tutto al padre superiore. Tieni la coperta, Marcellino. Non ho più freddo. Allora me la riporto via. Ecco la coperta, non ho più freddo. Marcellino! Marcellino! Marcellino, guarda. Guarda che bella lucertola ti ho trovato. No, non mi piace. Come? Oggi no. Udito ciò, i ladroni molto si indignarono e con gran dispetto si allontanarono. Poco di poi tornò al convento frate Francesco con la sporta del pane e col vino che egli e i suoi compagni avevano avuto in elemosina e raccontandogli il guardiano che aveva cacciato i ladri, santo Francesco molto lo redarguì dicendogli che si era comportato crudelmente e che i ladroni e gli altri peccatori si accostano a Dio più con la dolcezza che con i castighi, e che per questa ragione Dio, nostro Maestro, il cui Vangelo abbiamo promesso di seguire, dice che non i sani, bensì gli infermi necessitano del medico, e che egli venne a far pentire non i giusti, bensì i peccatori, e perciò se leva spesso con questi a mensa. È sempre solo. Gli ci vorrebbe un amico. Un amico? Io ne ho uno tanto buono. Sì, e sapete com'è padre, è un... Beh, Emanuele, è un bimbo come lui, solo che è una sua immaginazione. Voi siete a contatto con lui più di ogni altro. E a voi certamente non sarà sfuggito il suo strano modo di comportarsi. Tutta la comunità è preoccupata per Marcellino. Dobbiamo chiarire questa faccenda quanto prima. Il bimbo è un angelo, padre. Sì, sì, ma questo cambiamento è molto strano. Forse è giunto il momento di separarci da lui. Separarci da lui? Sì.
Può darsi che sia malato e che noi non lo sappiamo. Malato? Ma è robusto come una quercia. Non capite. Voglio dire, malato di solitudine, di nostalgia. Qui non ha nessuno della sua età. Sentite, voi lo conoscete molto meglio di tutti noi. Se non ci aiutate voi non potremo far niente. Sì, padre. Già da tempo. Sedetevi, fra Tommaso, sedetevi. Mi fa impazzire. Sono già parecchi giorni che mi manca la roba dalla cucina. Un giorno pane, un giorno carne, un altro pesce. E il vino dentro all'orcio è calato di un bel po'. Il vino? Sì, padre. Persino il vino. Ne sono mancate di già 3 bottiglie. Ed è stato lui, e non ci sono dubbi. Ma può fargli molto male alla sua età. Io non capisco che ne faccia di tanta roba. Mangia tanto a tavola. Ma adesso da qualche giorno metto tutto sotto chiave. Male? Dovevo dirvelo prima, padre. Perdonatemi. No, non è a questo che mi riferivo. Dico che avete fatto male a prendere l'iniziativa di mettere la roba sotto chiave. Non la nascondete. Fate in modo che prenda tutto quello che vuole e poi osservatelo. L'importante è di sapere che cosa ne fa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e Marcellino. Io ti vedo sempre e so perché non sei venuto. Ma tu hai pensato a me come pensi alla tua mamma. Anche la mia mamma mi vede sempre. Sì, sempre. Che pensi, Marcellino? Dove sarà la mamma tua adesso? Con la tua. Come sono le mamme? Che fanno? Danno. Danno sempre. E che danno? Tutto. Se stesse. La vita e la luce degli occhi ai figli. Finché diventano vecchie e curve. Che brutte? Brutte no, Marcellino. Le mamme non diventano mai brutte. Devo andare via, mi chiamano. Tu vuoi molto bene alla tua mamma? Con tutto il cuore. Io alla mia di più. Non dovete farvi prendere in giro da un bimbo così piccolo. Dovete aspettare che venga a prendere la roba e fare in modo di coglierlo sul fatto. Devo sgridarlo? No, questo no. Venite a riferirlo a me e provvederò.
Bravo, Marcellino. Tu sei un bambino buono e io ti voglio dare in premio quello che più desideri al mondo. Dimmi, vuoi essere frate come fra Bernardo, come fra Pappina, come il padre superiore? Oppure vuoi che Manuel venga a giocare con te? No, voglio soltanto vedere la mia mamma e poi anche la tua. E vuoi vederle adesso? Sì, sì, adesso. Dovrai dormire. Ma io non ho sonno. T'addormenterò io. Vieni. Dormi, Marcellino. Presto, venite tutti, Marcellino. Oh, Marcellino. Oh, Signore, Dio mio. Della regione salirono al convento quando si seppe del miracolo. E da allora, tutti gli anni, col sindaco in testa, il popolo accorre a festeggiare in questo giorno il miracolo di Marcellino, pane e vino. Parlato di te, mio Signore. E anche di te, Marcellino.